Il dottor Luca Piazza, medico veterinario e anche delegato ENCI, oggi avrà un compito alquanto arduo perché dovremo parlare di ben tre razze: il Kern Terrier, il Westie e lo Scottish. Iniziamo col dare un'idea della storia di queste tre razze. Allora, queste tre razze sono delle, assieme al Dandy Dinmont e allo Skye, le cinque razze scozzesi meglio rappresentate nella grande famiglia dei Terrier. Sono cani assolutamente piacevoli, tutti e tre sono cani originariamente da caccia, che probabilmente avevano, assieme alle altre due razze di cui abbiamo parlato prima, un'origine comune, ma che poi per ragioni varie sono stati distinti, sono stati indirizzati ad altre condizioni e comunque hanno delle origini decisamente di secoli fa. Addirittura si parla del Kern come di un cane già presente con le invasioni romane dell'antica Caledonia e presenti già da allora. Addirittura sul Vallo di Adriano c'è la prima rappresentazione di Terrier del periodo dell'invasione romana della Scozia. Comunque questi cani sono cani decisamente molto piacevoli. Adesso, dal loro originario indirizzo assolutamente venatorio, adesso sono quasi esclusivamente dei cani da compagnia, sono comunque tutti e tre cani molto allegri, molto dinamici. E poi anche esteticamente sono cani molto molto accattivanti. Quali sono le patologie correlate al Kern, al Westie e allo Scottish? Allora, per quello che riguarda la rusticità, tutti e tre, se vogliamo, possono essere considerati dei cani rustici, perché la loro stessa struttura fisica, scheletrica e muscolare dà proprio la rappresentazione di cani che non hanno grossissimi problemi. Purtroppo, ahimè, l'allevamento fatto un po' incautamente da alcuni, specialmente nel West Island, un po' meno nello Scottish, ancora meno nel Kern, purtroppo hanno esaltato determinate patologie proprio legate all'elevato numero di soggetti nati in Italia. In effetti devo dire che delle tre razze che noi qui abbiamo con noi, il cane maggiormente allevato recentemente, perché è molto di moda, è il West Island, del quale purtroppo sono state rilevate, sono state messe in particolare rilievo determinate patologie che possono essere le patologie di tipo dermatologico, perché ahimè purtroppo questo succede, ma molto spesso anche questo è legato a una cattiva alimentazione, a un modo inesatto di allevare questi cani. Poi ci sono altri problemi che possono essere legati al crampo, che possono essere legati a problemi di difficoltà, come nello Scottish, a partorire. Mentre invece per quello che riguarda il Kern, devo dire che è il meno allevato, perché per sua fortuna, devo dire, è un cane non ancora molto di moda. E la sua rusticità, non, per adesso non ha ancora permesso di rilevare particolari patologie specifiche sia dell'apparato scheletrico che interno, eccetera. Ci sono comunque delle patologie di riferimento, soprattutto dello Scottish, problemi che riguardano l'apparato urogenitale, specificamente insufficienza renale, ma questo però succede nei soggetti che abbiano superato abbastanza i 6-7 anni di età. Per quello che riguarda il Kern, devo dire che loro grandi patologie non hanno, né dell'apparato ottico né dell'apparato scheletrico e odontoiatrico. Sono cani decisamente molto, molto piacevoli da avere. Il problema più importante per tutte e tre le razze è quello della cura che si deve avere del pelo.
non possono essere toelettati, a differenza invece del Dandy Dinmont che deve essere toelettato a macchina. Loro devono essere strippati, devono avere una toelettatura molto specifica, che nel caso specifico del West Highland e dello Scottish è molto ricercata e molto raffinata. Difatti le vede questi soggetti che sono tutti e tre toelettati, come ben si conviene, hanno avuto un periodo di grande ricerca e di grande attenzione. Per il Cairn invece è tutto molto più semplice, molto più veloce, molto meno problematico, diciamo. Ultima annotazione riguarda i parassiti interni ed esterni. Allora, grandissima attenzione bisogna avere per le parassitosi, sia per gli endoparassiti che per gli ectoparassiti. Perché? Perché questi determinano veramente gravi problemi sia della pelle, per gli esterni, sia dell'apparato gastroenterico, che risulta molto delicato e che vanno seguiti quindi con grande attenzione. Oltre alla prevenzione antiparassitaria, dobbiamo però fare un'annotazione anche riguardante la leishmaniosi. Sì, purtroppo la leishmaniosi è diventata una malattia di grande interesse recentemente anche in Emilia Romagna, quindi anche nell'Italia settentrionale, e già dai 2 mesi di età i cani possono essere trattati con prodotti a base di permetrina, goccioline, che vengono, quindi questi soggetti vengono trattati da marzo a ottobre tranquillamente contro questa patologia, che può determinare veramente dei grossi problemi. Una cosa fondamentale che non bisogna dimenticare è quella di iniziare il trattamento antiparassitario per gli endoparassiti, quindi il trattamento vermifugo o vermifugo, a partire già dal 15° giorno di età. Poi via via, per ogni 15 giorni, il trattamento deve essere fatto fino al 3° mese, in modo da avere la certezza assoluta di proteggere gli animali da queste forme che possono determinare patologie gravi. Per quello che riguarda gli animali adulti, anche 4 volte all'anno è consigliato il trattamento.